Wahey Kuj, ben ritornati al vostro Andrea Incremontoni in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3. Ce la faremo oggi a completare la piramide di Perdu? Vediamo un po', perché ci manca il livello 6, che sembra essere un livello abbastanza forte. C'è un boss al livello 80, però è mostro, non è grande mostro, quindi insomma sarà più facile di un grande mostro, no? Spero. Se ho battuto un mostro, un grande mostro di livello 80, che è brontolante, non vedo perché, ed ero a livello 62-63, non vedo perché non dovrei battere un grande mostro, non vedo perché non dovrei battere un mostro di livello 80 quando io sto a 78. Mi sembra che io fossi a 78, no? Quindi dovrebbe essere semplicissima la cosa. Come sempre non punto ai tesori, ma punto solo ad arrivare alla fine del piano più velocemente possibile, con Emma l'antico che tira certe manganellate che fanno paura. Non sono manganellate, sono molto più forti delle manganellate. Pistolettate non è, perché non è una pistola. Oh, ma questo che fa? Si difende? Ehi. Allora, la finiamo? Bene. Cosa tira Emma? I ceffoni, in teoria. Sono dei ceffoni. Mi sento alla grande. Cos'è? Oh mio Dio, che paura. Mi sembrava che fosse in pendenza su un palazzo. Che... cavoli. Ma... mamma mia, che prospettiva brutta che c'è lì. Come ho detto, i tesori li raccolgo solo se me li trovo davanti, oppure nella stanza, che sono proprio vicini a me. Se no non li raccolgo, li lascio perdere. Pronti? Chi sarà mostro mostro? Sono curioso. Questo è... cosa, Whisper? Tesoro! Il tesoro! Missione compiuta! Dobbiamo farlo vedere Andrea e tutti gli altri. Wow, se cascava era finita. Wow, questo tesoro è gigantesco, incredibile. OMG, OMG! Un tesoro! Aspettavo da tanto questo giorno. Anch'io ho aspettato fin troppo. Il tesoro del continente perduto. È un sogno. Deadpool? E sarà mio. È Deadpool! Cosa? La pietra UFO! No, il papà padrino! È tornato? Oh. No! Il papà padrino è tornato! Ah, okay. Come si suol dire, il male non dorme mai! Ma quello è il denaro. Quindi? Thanos? Basta. Ah, si trasforma. Però è un mostro, no? Oddio, che diventa. Il drago. Dorago, mi sembra che si chiami. Ma che si chiama? Oh mio Dio. Fai danni. No, proprio mo? Ragazzi, non è fa... che cosa vuole Deadpool ora? Padroro? Oh, accidenti. Uno scudo epico? Perché ho Deadpool davanti? Mannaggia a te! Ti fermi? No, 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 come faccio a scappare da qui? Come facevo a scappare da lì, ragazzi?
Ho capito che forse dovevo andare da qualche parte, ma non ho capito come. Dobbiamo attaccarlo ora? Ma che cavolo succede, oh? Ah, non dobbiamo andargli vicino. Ma Deadpool, che vuole Deadpool? È alleato? No, ragazzi, non ci sto capendo nulla. Ah! Ma cos'è? Ah, Deadpool ora è alleato. Questa è l'area sicura, prima non l'avevo vista. Ma se riattaccassimo questo, ma come faccio a vederlo? Niente, è forte ragazzi, è forte. Molto forte. Ho provato a mettere Emma risvegliato al posto di Emma il grande, nonostante sia più debole, anche se stanno quasi pari di livello. Anzi, mi è sceso anche il livello del team. Vabbè, proviamoci comunque sia, perché l'Energimax potrebbe rivelarsi molto più forte. E se parto con un buon Energimax, insomma... Dov'è Deadpool? Vieni qua. Boh, non mi sembra che si stia ricaricando, però forse alla fine, una volta che ha finito. Deadpool ci mancava. Dov'è? Eccolo. Brava Alpina, brava, curaci. Ragazzi, sì, però non puoi levarmi la visuale in questa maniera. Io capisco che vuoi aiutarmi, però... Fatelo venire qua, ragazzi. Dov'è? Qua. Cioè, non è che serve, però... No, ragazzi, era quasi fatto, ragazzi. Dai, ci siamo quasi, dai, non manca molto, dai. Dai, che ce l'abbiamo quasi fatta, su.
Il prossimo Energy Max lo faccio fuori. Eccolo qua. Fatto, anche questa è fatta, ragazzi. E abbiamo completato a quanto pare Piramide di Perdue. Giusto? Al secondo try. Sono molto soddisfatto di questa cosa. Bene. Mo c'è la Reggia Emma, però non devo completarla per forza. Però ragazzi, per Reggia Emma, calma. Fatemi fare qualche altro video guida, poi dopo ne riparliamo di Reggia Emma. Wow, 10.000. Beh, speravo qualcosina di più. Un Nerorco che già ho, ma è diverso dagli altri, no? E una baffo temerario Army Blaster. Lancia fendenti a distanza più 290. Buono. Buono. Quindi sono equipaggiamenti per blaster, effettivamente. Bada bang. Essere sconfitti dallo stesso nemico due volte non era il mio sogno. E ti sconfiggeremo tutte le volte che vorrai. Io non voglio, però. Giusto, Andrea? Luna? Certo. Vorresti che te la facessimo passare liscia? Te lo puoi sognare? Geniale, siamo imbattibili. Bada bang. Quanta sfrontatezza. Quanto fracasso. Come mi sogni da bambino. Ma guarda, se volevi un po' d'oro, potevamo dartelo, tanto noi non ce ne facciamo nulla. Eh? Il Papa Pagino se n'è andato. Ma cosa? Uè, e se fosse ancora in quella pietra UFO? Impossibile. Possiamo stare tranquilli, allora. Chi se ne è di quello? Pensiamo al tesoro. E invece... Wow. Cosa? E invece no. O sì. Che succede? Oh. Andiamo! Oh, cielo! Andrea, il tuo braccio è il tuo Yokai Watch sogno! Lo Yokai Watch sogno! È diventato d'oro! Watch prezioso! Wow! Wow, cool! Quando è successo? Che sia stata la luce? Ok, era scritto male, sì, però... Il potere del tesoro adesso è nel tuo Yokai Watch! Ce l'abbiamo fatta, Andrea! Sì! Sì! Giustamente. Oh, quindi abbiamo finito Blasters, in teoria. In teoria, tutte le zone di Blasters. Oh. Fine. Bene, bene, bene. Che ci sia... Ehi, non dovrebbero comparire i titoli di coda ora? Se non lo sai tu... Proprio non capite quando è ora di smettere, eh? È comprensibile. In fondo ci stiamo divertendo. Fortuna ci sono io qui, pronto a darvi una bella dritta. Ascoltate, proprio qui, su questo continente, troverete nemici temibili e ricchezze inestimabili. Adesso che lo sapete, non vi fermerete, vero? Ma già lo sapevamo, non è che... Marcia verso l'avventura! Destinazione tesoro! Sì. Combatterò al fianco della mia adorata incantella. No, perché stai a squadra con me, non te la faccio vedere. Se ne sei convinto. Di nuvola azzurra. L'hai sentito prima d'ora? E ora, signore e signori, mi congedo. Addio. Come addio? Tu stai calmo che ti recluterò prima o poi. Alla prossima. Goodbye. Sì, goodbye, goodbye. Mi preparo tutti quanti gli yokai necessari per reclutarti. Sì, perché ci vogliono degli yokai necessari per reclutare il nostro amichetto. Ebbene, abbiamo finito Blasters T allora. Ragazzi, non al 100%, perché guarda un po' che succede ora. Attenti soldati, ho delle novità. Raduno d'emergenza, Blaster Street, tutti al rapporto. Guardiamo che succede, Ricevuto. Eccellente, siete tutti presenti. Dunque, quali sarebbero queste novità, sergente Quadro? Si è verificato uno strano incidente nel continente Perdue. Strano incidente? Esatto, un misterioso oggetto volante è stato avvistato sopra la piramide di Perdue.
OMG, roba da urlo! Non penserete che si tratti di un UFO, vero? È ciò che voi mammolette dovrete scoprire sul posto! Esatto, questa è la vostra missione! Cool, che emozione! Ma che mi arriviamo là? Non possiamo mica volare, gna? Veramente sì. Se solo ci fosse qualcosa di utile sul continente perduto. Basta frignare, mammolette! Andate subito a investigare sul posto! Sì, signore, troveremo sicuramente qualcosa cercando nelle vicinanze. Davvero? Devo andarci a piedi? Eccola qua, baffo temerario. Oh, attenzione, ma questo fa danno? Ah, ecco, devo andare qui. Ehi, pensate sia l'oggetto di questa barra di argente quadro? Beh, si trova sopra la piramide di Perdue ed è l'oggetto volante, direi di sì. Wow, cos'è quello a fare? È un UFO volante. Wow. È questa? No, non è questa. OMG! Sarebbe quello il misterioso oggetto volante! Cool, un mucchio di rovine volante! Si spera che almeno contenga un tesoro. Guglielma Dentuna. Guglielma Dentuna. Tada! Guglielma Dentuna? Il giardino del cielo è già con Paffo. Guglielma Dentuna, sai niente di queste rovine? Mia mamma me ne ha parlato, il leggendario giardino nel cielo. Felice che gli yokai del tesoro leggendari rifiutano qui. Gli yokai del tesoro? Vorrei proprio incontrarli. Sai come possiamo arrivare lassù? Vi conosco un modo per arrivarci. Fate una pietra per lui di uno yokai. Il suo potere vi porterà laffù. Lo potete estrarre qui nel continente perdu. Oh, chiaro, perciò dobbiamo solo trovare un po' di queste pietre perdu. Dobbiamo riferire tutto a Sergente Quadro, vorrei essere messo al corrente. In teoria abbiamo finito però il continente perdu. Quindi quello è per di più. O almeno credo. O è quello che spero in realtà. Sa che non è proprio finita. Avete detto giardino del cielo? Dobbiamo andarci. Non possiamo, a meno che non estraiamo le pietre perdute degli yokai del tesoro. Gnomiva, sono stanco. Ok, avete bisogno di rinforzi. Ehi, sergente Baba. Sì, signore. Il Team Blaster ha bisogno di un esperto con la massima urgenza. Siete davvero organizzati qui. Terrestre. Scava vulcaniano. Scavulcaniano. Spock era brutto. Salve, io sono Scavulcaniano. Il Team Blaster ha richiesto di aiutarvi con la mia esperienza di scavatore. È incredibile. È talmente abile con la pala da gestire un negozio di articoli a tema. Ah sì, ci sono stato. Sconti scavulcaniani, giusto? Scavo. Giusto. Mi piacerebbe aprire una bancarella anche qui all'accampamento. Ora puoi acquistare i pietre perdute da Scavulcaniano. Puoi farlo solo una volta al giorno nel tempo reale. Allora contiamo su di te per scavare. Non ci resta che trovare una pietra perduta per raggiungere il giardino del cielo. Ah, io ho già trovato una pietra perduta. Che cosa? Di già? Sembra ci siano più varietà di pietre. Potrebbero essercene di molto rare. Che efficienza! Benvenuto a bordo, soldato. Bene, Team Blasters, è il momento di partire ed introdurci in quel covo. Ma per forza? Ah, covo proibito. Ah, io ce l'ho però. Cioè, aspetta, giardino del cielo? Mio patra. Fisicomico e Dorago. Ah, ce l'ho tutti quanti, ce l'ho due, una e una. Ma questo poi l'ho trovato ieri, l'ho trovato se non sbaglio, no? Ok, fisicomico e Dorago. Sapete cosa, no? Queste qui saranno facili da fare. Comunque sia, tutti quanti saranno facili da fare. Perché non hanno livello. Quindi posso... Questi qui, comunque sia, avevo intenzione già di farle. Ah no, era Pandora ieri. Vabbè, comunque sia, l'avrei fatte comunque. Poi farò anche questo, probabilmente. Ragazzi, abbiamo fatto tutto quanto il continente perdu. A posto. Ora, vorrei provare una cosa. Però non ve la faccio vedere. Se funziona, ve lo dico. Ok, ho controllato. Funziona, quindi... Penso proprio che domani farò la guida per tutti quanti gli articoli di Fae Insulet. Vi dico anche dove si trovano i posti per attivarle, ma non vi faccio vedere quello che succede, perché sennò non c'è gusto. Cioè, scopritevelo da soli, no? Più divertente, perché poi sennò verrebbe anche un video molto lungo, perché alcune missioni sono davvero molto lunghe. Allora io vado, Cuccio, questo video termina qui, allora io come sempre vi ringrazio per averlo seguito e vi ricordo ovviamente che in descrizione trovate il link per Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!